si è svolta a Teramo la cerimonia di intitolazione del piazzale della caserma Andrea Costantini, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al finanziere tecnico soccorso alpino Giulio Alberto Pacchione, originario di Silvi, tragicamente scomparso a 28 anni il 18 agosto 2023 durante una scalata di addestramento sulle Alpi Giulie insieme al collega Lorenzo Paroni. Giulio è un figlio di questa terra ed era giusto ricordarlo nella sua terra. La sua missione lo ha portato anche a vivere in Friuli, però Abruzzo e Friuli in questo momento sono uniti, infatti come avete sentito ci sono dei colleghi che anche dalla regione Friuli sono venuti qui per essere presenti e quindi siamo orgogliosi di avere questo figlio nell'ambito delle nostre fila e credo che sia il minimo che potessimo fare per tramandare questa sua preziosa eredità. Alla cerimonia ha preso parte anche Monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, che ha benedetto il piazzale, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Teramo, i colleghi superiori del finanziere Pacchione, nonché i suoi familiari che hanno ricevuto una targa commemorativa. E la sensazione è che Giulio non sarà dimenticato. E poi diciamo il piacere di vedere ricordato Giulio non come un eroe, ma come un ragazzo dei nostri tempi, un ragazzo che ha dedicato la sua vita a qualcosa di concreto, ma senza fare cose straordinarie, nella quotidianità. E questo gli è stato riconosciuto, proprio perché la sua è stata una vita tutto sommato normale, non è un eroe, io ci tengo a dirlo, lui è un ragazzo normale, come potrebbero essere tanti ragazzi. E io vorrei ricordare le parole del Papa: non state sul divano. E lui non c'è stato.